Ok. Come fa un commercialista brianzolo a trovarsi solo, sfiancato e distrutto in mezzo alle montagne in una domenica estiva? Non è il risultato di una notte da leoni. È soltanto una delle possibili storie. Come quella del dentista romagnolo, dell'architetto tedesco. Ok, mi fermo. Ormai l'avete capito. Lo avete già visto. Deduzione semplice. Stiamo parlando di bicicletta. Due ruote, un telaio sempre più leggero, un manubrio e un sellino maledetto. La bicicletta può essere intesa come semplice mezzo, come tante altre cose. Volete un esempio? La bici può essere una livella, che tiene in equilibrio tutte le storie. Non importa che tu sia un commercialista brianzolo, un leone o una gazzella. Pedalando, corri. Sui tornanti dolomitici. Sì, questa è la Maratona delle Dolomiti. Come siamo arrivati qui, sperduti tra queste montagne imponenti e affascinanti? Le nostre storie partono da più lontano. Come bici assistita non è male, chissà se la terranno buona come se fosse la bicicletta elettrica questa. Non è un'abitudine andare in giro in elicottero, e l'abitudine di andare in bicicletta invece non è solo una moda delle grandi città, non è solo la storia dell'Italia che è ripartita proprio dalla bicicletta dopo la guerra mondiale, quasi simbolo di una ricostruzione. Andare in bicicletta fa bene, lo sappiamo, ti fa dimagrire, ti fa stare bene a qualunque età. Nelle città piatte è facile andare in bicicletta, in quelle un po' in salita così è più difficile. Ma la bicicletta ha una forza, silenzia le differenze sociali. Sì, perché sei amico di tutti, trovi veramente dal commercialista all'amministratore delegato, all'operaio, al disoccupato, e lì conta solo la gamba, conta solo capire, guardare, magari spiare e dire: ma quanti battiti avrà questo vicino a me? Sarà allenato più di me o meno? E quindi l'unica cosa che veramente alla fine è il tuo punto di riferimento è: ma io sarò allenato abbastanza, ma avrò fatto qualcosa di positivo per riuscire a finire senza il mal di gambe. La Maratona delle Dolomiti è una gara ciclistica. Qualcuno direbbe la gara ciclistica. La sua storia parte 32 anni fa, ma la storia di ogni partecipante, probabilmente, parte ancora più lontano. No, non entriamo nella genesi di una passione, altrimenti non ne usciamo più. Si tornerebbe troppo indietro. Magari il giorno in cui un nonno esce in bicicletta con un ragazzino, che subito si innamora di questo strano oggetto. La storia di una maratona parte dalla sua preparazione, da un'iscrizione che è già un'impresa, dal sogno lucido di una notte tormentata. La storia di una maratona è una storia di asfalto, ore, chilometri, allenamenti, sudore, fatica e anche preoccupazioni. La storia di una maratona è soggettiva. Parte da uno stile di vita lontano, da abitudini distanti dalla cultura ladina, da architetture molto diverse dagli scialì di montagna. Tutte le storie poi si ritrovano qui, alla partenza, dove non importa più nulla, tranne arrivare in fondo, possibilmente tutti interi. Il sogno della maratona non è tanto riuscire a prendere un pettorale, quello è un desiderio. Nel momento in cui lo ottieni e sai che parteciperai, la maratona non è soltanto quella che corri il giorno in cui si parte dalla villa e poi si arriva a Corvara, qualunque percorso tu decida di fare, ma è tutto quello che precede, tutti quei pezzi, quella strada che fai. Ed è il desiderio, un po' come esagerando, ti insegnano a scuola il sabato del villaggio, è quello che precede il giorno di festa, non è il giorno di festa in sé, sì, poi è il giorno di festa, sì,
la godrai la maratona, ma è un piacere che parte da lontano, già d'inverno quando fa freddo, non vuoi uscire magari a febbraio, marzo e fa ancora freddo, invece devi uscire perché hai il desiderio di farla, hai il desiderio di non soffrire. E allora è lì, è tutto in questo pacchetto, il sogno di prendere il pettorale, che è il desiderio massimo, come detto, poi quando lo ottieni è il sogno che continua e che poco alla volta ti porti dietro sino ad arrivare al giorno della partenza e speri dell'arrivo, certo. Fa sempre strano pensare che ogni individuo che incontriamo sul nostro cammino abbia lo stesso nostro universo dentro di sé. Per quanto banale, gli altri ciclisti che incontriamo non sono soltanto comparse della nostra vita. Sono persone, personalità, atteggiamenti. Magari condividono con noi gli stessi pensieri. Magari hanno una storia completamente diversa dalla nostra. Altri obiettivi, altre speranze, altre abitudini, altri tempi. Vedi tutte queste persone intorno e ti viene quasi da chiederti: a che gioco stiamo giocando? E soprattutto, qual è il premio? Gli altri alla maratona non sono i più forti, non sono quelli che stanno davanti, gli agonisti, quelli che vincono, ma non è nemmeno un avversario quello che ti sta vicino, ma è qualcuno con cui fai la maratona, non qualcuno contro cui corri. Io sfido chiunque, qualunque partecipante alla maratona, a ricordarsi chi ha vinto la maratona negli ultimi anni. Ma non lo sa nessuno, perché qui si viene per arrivare in fondo, per stare insieme agli altri, magari si aspetta qualcuno al passo e non tanto perché c'è un bel buffet con lo strudel eccetera eccetera, ma perché si deve arrivare in fondo insieme, deve essere una festa, deve essere un piacere delle strade senza rumori, delle strade chiuse al traffico, senza macchine, senza inquinamento, qualcosa di diverso di quell'affanno quotidiano che si ha nelle città piccole, grandi, col traffico, la rincorsa di qualunque cosa, gli appuntamenti, e perdo il treno e perdo il pullman e non mi aspettano e devo partecipare alla riunione. Ma no, qui basta, non c'è questo. Chi ha vinto l'anno scorso? Boh, io non mi ricordo. L'altro, lo sconosciuto, lo straniero, tutto ciò che non conosciamo, il sottile equilibrio tra il nostro io e la realtà circostante. Equilibrio, equilibrio, il tema della maratona di quest'anno. Equiliber, in lingua ladina, che può significare tante cose. Sì, davvero tante. Ad esempio, vi lascio qualche secondo. Per voi, che cos'è l'equilibrio? Sì, sì, un po' come l'arte. Interpretazione soggettiva. Lo stesso vale per la bicicletta. Pedalare in equilibrio. Quando pensi all'equilibrio, puoi cercare la definizione, Treccani, Wikipedia, qualcuno che te la suggerisce. Però la prima cosa che a me viene in mente è il classico filo fra due case, e quello che cammina sopra in equilibrio e rischia di cadere. Ed è la prima immagine che sembra quasi un incubo notturno per chi non è capace di stare in equilibrio, non è un acrobata. E l'equilibrio è una noia o alla fine possiamo anche definirla una virtù? È difficile, perché l'equilibrio può anche essere noioso. Se uno pensa: non devo eccedere, non devo trasgredire, devo stare, mangio solo una mezza fetta di salame, bevo un mezzo bicchiere di vino e aggiungo anche l'acqua. Equilibrio difficile, questo è un equilibrio noioso. Equilibrio deve essere dinamico, deve essere magari il piacere di dire: ma io, sai cosa c'è? Cerco di mangiare come mi viene, magari vado un po' in bicicletta, faccio qualcosa di più, cerco di avere un equilibrio dinamico, un po' più divertente, magari ogni tanto trasgredisco anche, perché se l'equilibrio è piatto, non è sta grande bellezza l'equilibrio. Dinamico, dinamico, equilibrio dinamico, sempre. Chi ha scelto il percorso corto magari è già arrivato, è già passato sotto quell'arco di trionfo, la gloria eterna.
D'accordo, non esageriamo. Togliamo Eterno, ma sono convinto che questa impresa sarà la protagonista dei racconti del commercialista Brianzolo per tanti e tanti giorni. Lunedì mattina abbiamo tutti bisogno di qualcosa da raccontare. Il rettilineo finale, il traguardo, la chiusura del cerchio, il raggiungimento di un obiettivo che magari era partito molto tempo fa. Come si sente davvero un ciclista all'arrivo? Al termine della gara, la sua gara. Chissà chi ha incontrato o provato a conoscere lungo il percorso. Di cosa avrà parlato? Cosa ricorderà di questa giornata? Quanto si maledirà per quel bruciore alle gambe, per il mal di schiena durante il viaggio di ritorno? Così come l'amore, la maratona delle Dolomiti è libera. Ognuno può viverla a modo suo, come meglio crede. L'importante è solo mantenere sempre l'equilibrio. Il traguardo è qualcosa che dobbiamo porci dentro di noi. Al di là dell'equilibrio dinamico, al di là dell'equilibrio piatto, al di là di qualunque concetto, è qualcosa che abbiamo dentro. Il traguardo deve essere qualcosa che abbiamo dentro qui, che ci apre la testa, non un traguardo fisico, qualcosa di più. Come fa un commercialista Brianzolo a trovarsi qui, felice e soddisfatto, massacrato dalle montagne, in una domenica estiva che non dimenticherà?